Giglio Verde e le sue attività di controinformazione e propaganda sono conosciute a tutti, ma il suo passato e soprattutto le sue motivazioni personali sono ancora avvolte nel mistero. Cominciamo da qui. Ma guardi, non amo molto parlare del mio passato, almeno di quello remoto. Oggi molti mi ammirano per quello che faccio, ma una volta io ero un'altra persona. Ero un impiegato del ministero. Un fontaniere. Lei era un fontaniere? Proprio così. Una cosa da non credere. Il lavoro più abietto del mondo. Facevo più di 20 interventi al giorno. Entrare nelle case della gente. Rimanere indifferenti mentre ti implorano di fermarti. Privarli dell'acqua. Una cosa brutale. Arrivederci. Ma i fontanieri si girano le tubature. Questo devono fare. Ah, impressionante. Ma purtroppo i miracoli non esistono. Non penserà mica che me la bevo. Lei, un burocrate spietato che improvvisamente si trasforma nel paladino dell'acqua. Mi dica cosa è successo davvero. Ma se proprio lo vuole sapere, è stato durante un intervento come tutti gli altri. Vieni, entra. Vuoi un caffè? No, grazie. Sono qui per l'acqua. Sì, lo so, non pago da 2 mesi. Sì, è così. Ed è qui per staccarmela, giusto? Sì. Dov'è il contatore? È fuori. Piace? Nessuno coltiva più nulla in casa. Costa troppo. Infatti, è per questo che non ho più un soldo. Annusalo. Non è fantastico? Non me lo ricordavo più com'era. Prendilo. Perché? Beh, senza acqua morirebbe. Voglio farti vedere un'altra cosa. Tieni. No, grazie, ho sempre con me la mia razione quotidiana. Ma non è per te. Versagli una goccia. Quel giorno è nata la mia associazione, la Rosa di Gerico. Però non capisco, non mi ha ancora detto la cosa più importante. Che cosa l'ha spinta veramente ad una scelta così estrema? Mi dispiace, ma non credo che capirebbe. D'altronde, come dice lei, i miracoli non esistono, no?